Buongiorno a tutti, siamo a Žižkov, a Prokopovo Namjesti, vicino a una delle statue più bizzarre di Praga, il monumento a Jaroslav Hašek. Jaroslav Hašek è stato uno scrittore che ha scritto Il buon soldato Švejk, parodia del soldato cecoslovacco durante l'impero austro-ungarico. Il monumento è stato edificato dallo scultore Karel Neprash e dopo la sua morte nel 2002 è stato ultimato dalla figlia Karolina Neprashova. Durante l'inaugurazione nel 2005 il monumento è stato battezzato con un lancio di birra. Infatti Hašek era noto per essere un accanito bevitore, ma l'ironia di questa statua è che Hašek non ha mai cavalcato alcun cavallo. Il cavallo, come vedete, è molto singolare. Infatti nel dorso si vede la forma di un tavolo da pub, è fatto con la stessa forma. E in più davanti ci sono dei tubi e dei marchingegni simili ai pub tipici delle classi, di quelli frequentati dalle classi lavoratrici. Quindi questo monumento ha un'ironia che probabilmente sarebbe piaciuta ad Hašek, morto nel 1923. Statua ironica, personaggio ironico, tutto diciamo in sintonia.